La prima comunità cristiana di Gerusalemme si trova subito ad affrontare un grande problema sociale. C'era tanta povertà, specialmente da parte di vedove, di donne che erano rimaste vedove e che non sapevano come mantenere le loro famiglie, di orfani, di tutte queste cose. E allora si tirano su le maniche, e proprio spontaneamente nasce la comunione dei beni. Tante persone vanno a vendere i loro possedimenti per donare ai poveri. È proprio una cosa meravigliosa questa cosa, nessuno gliel'aveva comandato, eppure in questa maniera riescono in poco tempo a risolvere, tanto che non c'era più tra loro nessun bisognoso. Ecco, vedete come l'Eterno Padre fa con la provvidenza più di tante cose. Muove i cuori, e quando si smuovono i cuori si smuovono anche i portafogli. Però a un certo punto talmente grande il problema che c'è il rischio a volte di avere i poveri preferiti e i poveri che dimentichi, perché c'erano della gente che non erano dei ebrei proprio che parlavano ebraico, ma erano degli ebrei che parlavano greco, parlavano altri lingue, erano venuti lì magari perché volevano stare vicino al Signore, al Tempio del Signore, e però erano anche povera gente, perché dice magari sbarco un po' lunario, no? Qualcuno veniva lì che era ricco e poteva non lavorare. Qualcuno dice, tanto per essere povero dove sono io, essere povero a Gerusalemme, preferisco essere povero. E allora ogni tanto trovava qualcosa da lavorare, ogni tanto bisognava aiutarlo. E così viene un malcontento, perché dice, guarda, i vostri volontari vanno a aiutare i poveri, le vedove degli ebrei di lingua ebraica, ma noi di quelli di lingua greca non li conoscete bene, ve ne dimenticate, ci sono gente che non state aiutando veramente. E quindi cosa facciamo? Qui non va bene le cose, non stiamo facendo tutto uguale. Quindi era un momento di un po' di litigio che può capitare, no? Una comunità tende un pochino a chiudersi in quelli che già si conoscono, bisogna aprirsi anche agli altri che fanno parte della comunità, che sono ugualmente come noi, ecco. E allora la risposta è veramente intelligente. Ok, scegliete voi 7 uomini stimati da tutti, pieni di Spirito Santo, pieni di saggezza, e faranno loro questo, questo servizio qua dei poveri. E che bello, eh? Potevano dare tante risposte sbagliate gli apostoli, per esempio dire non contestate, state zitti, obbedite, come qualche volta diciamo noi preti, il parroco sono io, qui decido io, non rompete le scatole. Non lo diciamo in maniera così plateale, ma in pratica a volte siamo un po' clericali così noi preti. Potevano fare lo stesso, noi siamo gli apostoli, non rompete, okay. Oppure, ma non è vero, non fate tante storie, dai, figurati se è così, non è vero. Oppure, i nostri collaboratori non sono all'altezza, vedi, si erano offerti per dare una mano, non sono stati capaci, facciamo noi. Ecco, quello è anche un altro clericalismo, facciamo noi, facciamo tutto noi. Oppure, senti, ci troviamo, ci discutiamo, facciamo una bella riunione, poi vi faremo sapere cosa avremo deciso. Ecco, vedete quante volte anche nella Chiesa facciamo queste risposte sbagliate, il clericalismo. Invece qui c'è la risposta giusta, prendono sul serio prima di tutto la cosa, no? Se ce l'avete detto sarà anche vero. Secondo, attivatevi però, tiratevi sulle maniche, hai fatto una proposta, ora ti responsabilizzi, fallo tu, ti do fiducia. Ecco, che bello questo, no? Perché ci sono anche persone che fanno le proposte, ma quando c'è da fare qualcosa spariscono, no? Perché, e quindi allora capisci che forse non era così vera. Invece quelle persone che fanno le proposte e poi sono anche disposte a farlo, allora probabilmente era una roba vera. Quindi prima era una cosa spontanea chi distribuiva ai poveri, adesso diventa si crea un'organizzazione. Attenzione, un'organizzazione dando fiducia ai laici. Nella Chiesa non ci sono solo i preti, i vescovi, gli apostoli, ma ci sono anche i laici. I laici sono corresponsabili, viene dato loro un incarico ufficiale. Si dà realmente fiducia, quello lo fanno i 7
non facciamo più noi, noi facciamo altre cose. I sette sono ebrei che parlano greco. Quindi non è una comunità chiusa, non si dà gli incarichi solo ai nostri, che sono proprio di Israele da tanto tempo, ma si dà gli incarichi anche aprendo un po'. Ecco, vincere questa chiusura, le nostre comunità devono sempre vincere. Non è stato così forse all'inizio, che veniva uno dal Veneto e veniva uno dal sud Italia, veniva uno dalla Libia o da dove veniva, aprire la nostra comunità, non è stato così sempre questo aprire. La comunità si arricchisce quando arrivano nuove persone da altri paesi, ci portano magari un modo ancora più bello di vivere la fede di quello che abbiamo noi. Attenzione, viene fatta l'imposizione delle mani, e allora per quel motivo qualcuno dei esegeti ha detto: questi sono i diaconi. No, sono dei laici. Quando è che voi avete ricevuto l'imposizione delle mani? Che il vescovo ha fatto così? Quando? Alla cresima. Ecco, vedete, perché con la cresima siete stati abilitati ad essere corresponsabili, a dire: la chiesa, la parrocchia è casa mia, io me ne faccio carico, io dico la mia, io mi dà da fare. Che bello questo. Ah, non posso fare niente, puoi pregare, quello che è importante, puoi far bene il tuo lavoro, puoi vivere bene la tua famiglia. Cioè, non è che bisogna per forza fare materialmente, però senti che la comunità, vedete che bello. Potremmo dire quasi hanno inventato la cresima. E perché ne parlo oggi? Perché chi era il più importante di questi sette? Il più in gamba era Stefano, il nostro santo di oggi, Santo Stefano. E quello che scopriamo è che Santo Stefano, oltre a aiutare i poveri, si mette a predicare. Ecco, non si limita a fare delle cose. Ai suoi ex amici ebrei di lingua greca va a parlare di Gesù. Ecco, qui il laico non è che deve solo fare delle cose. Il laico è prima di tutto uno chiamato a annunciare il Vangelo. E annunciare un Vangelo a chi? Ai tuoi, a quelli che sono vicino a te, a quelli che incontri tutti i giorni. Ecco, non è che io faccio il catechista, io faccio quello, allora tutto quello che tu fai è lì. No, il tuo cristianesimo lo vivi tutti i giorni, nel tuo lavoro, nelle tue cose quotidiane, nella tua quotidianità, e testimoni, e tu predichi il Vangelo. Non lo predichi dal pulpito, lo predichi nella vita. È più importante ancora, lo predichi fuori. Ecco, che bello. Vedete che bello questo, che a volte abbiamo detto: i preti predicano, i laici ascoltano. C'era questa visione clericalismo che è sbagliata, non ha niente a che fare col Vangelo. Naturalmente lo contestano, e però Stefano è talmente sapiente che risponde sempre, proprio parla. Non sanno più cosa rispondere, e allora questi qui cominciano a odiarlo. Attenzione, si tratta di ebrei che erano nati fuori dalla Palestina, per motivi di fede si erano trasferiti a Gerusalemme, magari persone che avevano riscoperto il loro essere ebrei da adulti. E attenzione, spesso chi sono le persone più intransigenti? Sono proprio i convertiti. Quindi qualche volta uno che magari scopre la fede, la riscopre, bello, però stai attento a non diventare un intransigente. Non avete notato che uno che si converte va subito a cercare certi siti internet diabolici che parlano di apparizioni varie, parlano contro il Papa, parlano di messe in latino, di tutte queste baracche lì? Avete notato? Su internet cosa trovate del cristianesimo? Tutte stupidaggini, è vero? Perché il diavolo è furbo, quindi non trovate una roba furba su internet, su queste cose. E tutti vanno a cercare la Madonna qui, la Madonna, vanno a fare tutte queste devozioni di tutti i tipi. Ma se fino all'altro ieri non pregavi neanche, adesso devi fare 18.000 novene. Cioè, capisci? Non puoi entrare in una cosa più equilibrata, perché uno tende a essere un po' intransigente. Finché lo sei tu, va bene, fai 100, meno male, prega come ti pare, no? Queste cose sono nate anche per aiutarti, non c'è problema che fai le novene. Ma è quando giudichi tutti gli altri che non le fanno, è quello il problema. Li vuoi condannare e tu sei l'unico che va in paradiso, gli altri tutti all'inferno. Ecco, non fare così. Se sono 2 o 3 anni che preghi, vuoi sapere,
vuoi dire che tutti gli altri non capiscono niente? Non capisci più del Papa, più del Vescovo. Allora, capite, questa intransigenza se l'è trovata Stefano. Questi qua l'hanno proprio odiato. Ecco, pensate che pagano delle persone per dire delle bugie su di lui. Li pagano, arrivano a far quello, perché vogliono proprio eliminarlo. Devono dire che lui ha detto che distruggerà il Tempio di Gerusalemme, che vuole ribaltare la legge di Mosè, le tradizioni degli antichi. Ecco, in fondo le stesse accuse che hanno fatto a Gesù. Il discepolo percorre la stessa strada del Maestro. Se hanno perseguitato Gesù, perseguiteranno anche noi. Ma a un certo punto capita una cosa, vedono il suo volto trasfigurato, luminoso, proprio come a Mosè, che quando Mosè a un certo punto doveva addirittura portare un velo, perché aveva il volto luminoso, perché lui aveva parlato con Dio. È come se Gesù dicesse, Dio dicesse, volete, dite che lui è contro Mosè, e invece è esattamente come Mosè, non è vero che è contro Mosè. Poi lo vogliono ancora uccidere di più, ecco. Ma come? Hai visto quel miracolo? Hai visto quella luce divina nel suo volto? Dovresti convertirti, giusto? Invece il risultato, lo vogliono ammazzare ancora di più. Ecco la dimostrazione. I segni straordinari, i miracoli, non convertono mai nessuno. Se tu eri già credente, allora ti danno un segno in più. Ma se tu eri che odiavi, odi ancora di più, capite? Che quindi i segni non sono mai fatti per quelli che non credono, sono fatti per te che credi di convertirti, allora sì, ma non sono i miracoli che convertono, è la tua testimonianza di vita quotidiana. I miracoli, potremmo vedere 10 miracoli, se ti odiano ti odieranno ancora di più. Ecco il suo discorso, dovete andare a vedere il discorso di Stefano, è bellissimo, è tutto un riassunto dell'Antico Testamento, cioè praticamente della Genesi, dell'Esodo. C'è la storia di Abramo, che Dio l'ha chiamato, di Giuseppe che è stato venduto in Egitto, vi ricordate, la storia di Mosè che Dio l'ha chiamato, eccetera. A un certo punto Mosè dice Dio farà sorgere un profeta dopo di me, e poi racconta del vitello d'oro. Ecco perché Stefano racconta tutta questa storia. Dovrebbe parlare di Gesù e invece parla di tutta la storia dell'Antico Testamento. Prima di tutto perché vuol dire che lui non vuole rinnegare tutto quello che c'era prima di lui. Il cristianesimo non è venuto a rinnegare quello che è stato rivelato prima, ma a completarlo, giusto? E poi vuol dire, guardate, quando c'era Mosè hanno fatto il vitello d'oro, l'hanno tradito mentre lui non c'era. Quando c'era Giuseppe lo hanno venduto, proprio i suoi fratelli. Non è che adesso anche voi che volete ammazzare me, non state tradendo? Non è che potrebbe esserci qualcosa di buono anche in questo Gesù che vi dice qualcosa? Perché lo volete proprio eliminare, questo messaggio? Non potete mettervi in ascolto. Ecco, qualche volta, ecco, siamo proprio chiusi a ogni novità, pensiamo di sapere tutto. E Stefano conclude il discorso con un'accusa veramente esplicita: gente testarda, pagani nel cuore, pagani nelle orecchie. Ecco, ti sei fatto un Dio secondo i tuoi schemi e tu rifiuti il rompere di Dio che è sempre novità. Tu sei idolatra, sei pagano nel cuore, anche se dall'esterno tu dici di credere in Dio, in realtà tu non credi in Dio, ma credi in quel Dio che ti sei fatto col tuo schema. Infatti quando Dio ti propone qualcosa di nuovo, perché Dio sempre rompe con la novità nella nostra vita, tu rifiuti. Ecco. E ancora, pagani nelle orecchie, non volete ascoltare i messaggi di Dio. Si può essere pagani essendo ebrei esternamente? Si può essere pagani essendo cristiani esternamente, essendo anche preti? Sì o sì? Sì, ecco. E allora lo lapidano subito, non vanno neanche più dal procuratore, via, lo ammazzano a pietrate, immediatamente. Ecco. In realtà Stefano non ha bestemmiato Dio, Stefano li ha condannati in nome di Dio, accusandoli di avere cuore ostinato, e la loro esplosione di ira e violenza dimostra che aveva ragione.
sono pronti a uccidere un innocente piuttosto che rischiare di mettersi in discussione. Pensate, piuttosto che rischiare di provare a pensare se forse quel che dice Stefano può esserci qualcosa di vero. Non è che devi tutto, lo ammazzano, lo eliminano. Stefano muore chiedendo a Dio che li perdoni. Pensate a quelli che odiano il Papa. Piuttosto che mettersi ad ascoltare, a dire se magari devo cambiare qualcosa della mia vita, odio il Papa, dico che non è il vero Papa, dico tutte queste bugie. Ma capite perché? Perché mi mette in crisi. E invece Stefano non odia, il Papa non odia nessuno. Infatti nella sua accusa, anche se era un'accusa terribile, siete pagani nel cuore e nelle orecchie, lui non li odiava. Infatti cosa dice? Signore, perdonali. È vero, mentre li uccidono chiede che il Signore che li perdoni. Lui non aveva nessun odio. Alla fine Stefano ha vinto, anche se è stato ucciso. Le sue parole sono più che state ricordate più che mai, tanto che ne parliamo ancora oggi, addirittura il giorno dopo Natale parliamo di Santo Stefano. È proprio una testimonianza troppo importante. Ha convertito più persone con la sua morte che con tutte le predicazioni che aveva fatto prima. Stefano è come i profeti dell'Antico Testamento che ti sbattevano in faccia la verità in nome di Dio, ma erano pronti anche a dare la vita. E lo facevano senza nessun odio, ma per amore. Il dono dello Spirito Santo, ecco, ci ha fatto tutti i profeti. Tutti dovremmo essere così. Pensate a Don Puglisi, questo sacerdote di Palermo, in un'omelia, ecco, proprio come facevo io un'omelia, dice, ma questi mafiosi sono dei qua, 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 come dire, un'espressione siciliana, poca sostanza, non c'è niente di sostanza. Ma lo diceva con compassione, lo diceva senza odio, perché li conosceva, perché conosceva le loro famiglie. Aveva magari battezzato i loro figli, perché i mafiosi sono sempre tutti molto credenti. Ecco. Eppure lo hanno ucciso. Poco dopo, pochi giorni, l'hanno ucciso a Padre Puglisi. Lui che non aveva odiato nessuno. Perché? Perché aveva sbattuto in faccia la verità. Voi vi sentite grandi, voi vi sentite i benefattori, quelli importanti che tutti vi chiamano, don, eccetera. Ma non siete niente, siete vuoti, perché la vostra grandezza è solo la violenza, è solo... Pensate, Monsignor Romero, conoscete questo santo, che lui predicava, la radio trasmetteva le sue prediche e lui diceva le violenze che in nome della libertà si facevano, e invece si uccidevano le persone per strada, si facevano delle cose terribili, e lo Stato lo faceva, e quando lui predicava si fermava la nazione, tutti ad ascoltare alla radio e le sue prediche, e andava avanti per un'ora, era un po' lungo nelle prediche, comunque io sono un po' meno, ma sono anche un po' lungo, ma sono meno importanti le mie. Ebbene, bene, sapete che l'hanno ucciso proprio mentre celebrava la Santa Messa, ma eppure la sua testimonianza è ancora viva oggi. Pensate al prossimo beato, avete letto Rosario Livatino, questo giovane giudice, ecco. Questi profeti che ci sono ancora oggi, come Santo Stefano, hanno coraggio di dire la verità, di dire anche verità scomode, ma senza alcun odio. E vengono uccisi, e proprio per quello la loro verità, proprio perché era vera, non viene cancellata. Ecco, tra coloro che approvavano l'uccisione di Stefano c'era un certo Saulo, o detto Paolo. Un uomo di fiducia, tanto che teneva i mantelli, perché dice, mentre dobbiamo lanciare le pietre non possiamo tenere il mantello, lo lascio a Paolo che li tiene lui, tanto lui è bravo, non ce lo ruba, ecco. E Saulo è chiaramente turbato dalla testimonianza di Stefano, perché come lui, anche Paolo è un ebreo della diaspora, un ebreo di lingua greca, e reagisce al dubbio con maggiore violenza. Da quel giorno Paolo va a pigliare a casa i cristiani,
va a bussare le porte, ad uno li denuncia all'Inquisizione. E poi devo andare a eliminarli anche fuori dalla Palestina. Andrò a Damasco e chiede il mandato dal sommo sacerdote per andare a denunciare i cristiani anche lì. E sappiamo che Gesù lo va a chiappare, e diventerà il più grande apostolo di tutti i tempi, San Paolo. Quasi sempre tra chi ti deride, tra chi ti perseguita, c'è almeno uno che si convertirà e continuerà la tua opera. Non so se avete, vi è capitato di essere perseguitati o derisi per la vostra fede, ma a distanza di anni dovete dire: è sempre stato così. Proprio uno di quelli che mi derideva ha cambiato, il Signore l'ha conquistato. Perché capite che si converte più facilmente un persecutore che un indifferente. È bello quando ci si perseguitano un po', ci prendono un po' in giro, perché vuol dire che stiamo mettendoli in crisi, che stiamo un po', la nostra testimonianza sta facendo breccia, e allora uno reagisce con la violenza, e allora uno reagisce, capite? Invece è brutta l'indifferenza, quando non diciamo niente a nessuno, quando siamo insipidi, quando non abbiamo niente, la nostra vita è esattamente come quella di tutti gli altri, e allora lì che è terribile. Col martirio di Stefano nasce la prima persecuzione contro la Chiesa. Gli apostoli sono rimasti a Gerusalemme durante questa persecuzione, un po' perché hanno voluto rischiare, infatti Giacomo, il fratello di San Giovanni, è stato ucciso proprio durante quella persecuzione. Hanno voluto rischiare perché magari non tutti potevano scappare, i più poveri, i più anziani dovevano rimanere lì, allora per proteggerli, no? E anche perché forse non potevano apertamente uccidere tutti gli apostoli, perché poteva essere notato dai romani, no? Quindi loro cercavano comunque di fare delle cose un po' nascoste. Allora non era ancora lo Stato che perseguitava, capite? Poi è stato con l'imperatore Domiziano che è cominciata la persecuzione organizzata dallo Stato. Lì per lì lo Stato cercava almeno di garantire, o almeno qualche volta lasciava fare, ma, ecco, quindi non, per questo motivo gli apostoli hanno continuato a vivere lì, ecco. Ma tutti gli altri sono scappati, hanno dovuto lasciare tutto, perdere, scappare, sono scappati per la Giudea, sono scappati per la Samaria. Addirittura nella Samaria, dove i giudei e i galilei erano odiati, Gesù stesso poche volte passava dalla Samaria, faceva tutto il giro lungo perché era un po' difficile passare lì perché erano odiati, no? Qualche volta quando è passato ha fatto delle conversioni anche lì, ma sempre poche volte, no? E addirittura forse proprio il fatto che, guarda, Stefano è stato ucciso dai giudei, allora i nemici dei tuoi nemici sono i miei nemici, no? Allora forse chissà che avrà fatto breccia proprio questa notizia che raccontavano del martirio di Stefano, e allora qualcuno, infatti, sono stati dei cristiani ancora tra i samaritani. Pensate, l'unico villaggio oggi completamente cristiano in Palestina è in Samaria, lo sapevate? L'unico villaggio completamente cristiano si chiama Taibe. Vedete, dalla prima persecuzione nasce la prima missione. La Chiesa sempre si chiude, sempre si adagia sul divano, il popolo di Dio, e si apre agli altri solo quando arrivano le difficoltà. È sempre così. Noi dormiamo un po' sugli allori, e finché non arriva un po' che ci manca la terra sotto i piedi, allora ci svegliamo. Le primavere dello Spirito Santo nella storia della Chiesa sono sempre venuti da qualche momento di difficoltà. Pensate a quanto ha fatto bene l'anticlericalismo. Meno male che hanno conquistato Roma. Pensate ai papi che sono venuti dopo che il 1870, un più santo dell'altro, no? Meno male che non c'è più lo Stato della Chiesa. Pensate alle filosofie atee, o le ideologie del Novecento, tutta la testimonianza che c'è stata dei martiri quando erano perseguitati. La secolarizzazione di adesso, che nessuno più viene in Chiesa, ma vedete come la gente quando viene
ha una forza diversa, ha negli occhi qualcosa che cerca. Che bello, vi vedo tutti, siete diversi da qualche anno fa, prima c'era molto più, eravamo più spenti, addirittura questa situazione della pandemia. Ma vi rendete conto quanto passi avanti hanno fatto le nostre comunità cristiane in questo anno? Ma più di 10 anni prima. C'è veramente sempre, quando c'è qualche bastonata, ecco, a noi ci fa bene. E allora non cerchiamo le bastonate, però chissà come mai. Il Signore forse le utilizza anche per aiutarci a riscoprire il grande dono che abbiamo avuto del Vangelo.